Fai un poco di sottofondo intanto, vai. Giungi sul palco, per favore. Non ci mettiamo una lata. Se non c'è, la mettiamo da parte. Va bene, non c'è? Va bene, la mettiamo da parte. Quinta classificata, recupero Elisa. Recupero Elisa sul palco, per favore. Elisa, veloce, veloce, veloce. La quarta classificata, Edoardo e Nicola, anzi quarti classificati, una coppia di maschioni, Edoardo e Nicola. Ecco Elisa, un bel applauso, quinta torta classificata. Quarto, quindi abbiamo detto Edoardo e Nicola, che le consegna sempre il presidente del gruppo di giovani, Vito Naso. Terza classificata, Silvia Occhipinti, e Company, mi ha raccomandato di mettere Company perché era fatta da una compagnia di cui lei era la rappresentante. Siccome lei non c'è, ritira un parente. Va bene, ritira un parente, benissimo. Chi è il parente? Quella. Va bene, facciamo un applauso al parente, che sarebbe Gioacchino Nosso. Seconda classificata, Ferreri Caterina. Un bellissimo applauso, complimenti. Volete alzare tutti la coppa in cielo e vi ringrazio tutti quanti. Ok. Andiamo ora velocemente alla premiazione del calcio tennis. Allora, prima classificata la squadra dell'Avis. Qua ci sono un poco di rappresentanti, si premiano da soli, insomma, dai. Ok. E seconda classificata la squadra Maradona. Squadra Maradona. Chi è che? Va bene, lo ritireranno dopo. Andiamo all'ultimo gioco. Il gioco giochi d'estate era una specie, diciamo così, di giochi senza frontiere, fatti senza pretese dai ragazzi, ma riusciti veramente bene. La prima squadra classificata, anzi cominciamo dalla seconda, sono i Scammitti. Un rappresentante della squadra di Scammitti. Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando, benissimo. Velocemente. E allora? Allora che cosa c'è? Dimmi, dimmi. Un attimo. Ah, va bene. C'è un mono per 6 persone in una pizzeria. Ok, quindi si mangia. Ok. Sì. Prima classificata, la squadra degli Aironi. Stanno arrivando. E stanno arrivando pure. Guardate in alto perché li vedrete volare, sono Aironi. Quindi una cena per 6 persone. Ecco l'Airone, l'Airone Cenerino. Ciao, complimenti. E grazie ragazzi di aver partecipato, di averci permesso con la vostra partecipazione di fare questa festa, diciamo, sportiva. Grazie tante. Quindi avete visto, siamo stati veloci, diciamo, nella premiazione di questi giochi. Ora procediamo alla consegna di una targa, perché questi giochi si chiamavano Primo Memorial Giuseppe Barraco, anzi Peppe Barraco. E i ragazzi qua hanno voluto ricordare il loro amico con questa targa, che così dice: il tuo ricordo
è vivo nei nostri cuori. Pacheco, estate 99, gruppo giovanile Avis. Io chiamerei, anzi chiamo a ritirare la targa al professor Fiorino. E a Ciccio Ferrante, professor Fiorino, che è stato l'allenatore della squadra di pallamano, il grandissimo amico di Beppe, del nostro Beppe, e Ciccio Ferrante, che è stato un grande compagno di squadra. Professor Fiorino, io ti consegno questa targa, perché Beppe veramente rimarrà per sempre nel nostro cuore. Va bene. Ciao. Scusate, ma è un'emozione purtroppo. Va bene, vi ringrazio della vostra attenzione e ora cominciamo col nostro spettacolo. Grazie tante. Salutare tutti quelli che stasera sono qui. Mi ricordo 17 o 18 anni fa, tutti di che ci siano, perché oggi non andare a toccare il ferro, sempre. Giustamente gli anni passano, ma le canzoni sono rimaste. A me mi fa piacere essere qui perché giustamente nell'arco di tutto questo tempo ho avuto la fortuna di andare per 2 volte in America, 6 volte in Australia, ho girato il mondo con le mie canzoni, soprattutto magari quando ho incominciato a scriverli. Non ci credevo fosse neanche io, poi sai, la gente dice, ma chi sono tutti scrivi chiarelle per scrivi? Non arrivare. Invece poi le nostre canzoni hanno oltrepassato lo stretto di Messina, l'oceano, e sono andate da tutte le parti del mondo. Forse grazie a me che ho scritto e quattro le parate cantate, ma è importante anche questo qua. Però una cosa mi fa piacere essere qui stasera, soprattutto perché io nella vostra zona venivo 3 volte alla settimana a fare degli spettacoli. Poi, giustamente, all'estero ci sono i nostri connazionali, mi richiedevano per fare dello spettacolo e dovevo accontentarli. Però forse facciamo il ritorno di Brigantoni in queste zone. Siamo contenti stasera? State bene? C'è cavolo! E ora ne facciamo un bagno! Siamo pronti con la prima base? Vediamo chi si ricorda di questo brano che io ho scritto. Che vuoi? Ah, c'è! Mandiamo la base! Vediamo chi si ricorda di questo piccolo successo di un paio di centinaia di copie. Per non dire migliaia, centinaia di migliaia. Chi si ricorda di questo brano? Si sente la musica di là. Niente un po' di bassi qua. Ah, alza il volume. Passavo zero.
abbiamo i signori clienti, che abbiamo i fungi frischi dell'Africa. Giustamente, fino adesso io ho fatto 43 volumi di nastri, immaginate quante canzoni sono state scritte, tempo passato così magari seduto con la penna in mano, scrivendo tutti questi vignerelli come dicevano le gente. Oggi invece la nostra canzone siciliana non è niente da invidiare a tutte le altre regioni. E poi in tutti questi anni ho imparato girando il mondo, incontrando i nostri connazionali che amano veramente la nostra Sicilia. Siciliani si nasce, non si diventa. Questa è la cosa più bella forse che noi abbiamo. Chi sei? Voce. E che sai, ti ho provato a provare ogni colonnina. A Uci sempre chiedere. Adesso invece facciamo una canzone che ho scritto nei primi, questa l'avevo dedicata a tutti i macellai. Tanto costava un coccio della teologia, ora non so quanto costa casa svizzera. A 15, a 12, non vediamo niente di cosa. Allora mandiamo la base, la dedichiamo a tutti i macellai. Asa Sizza! It's all right. A 15 me la devo aquí la canaria. I bimbi di oggi su tutti la maniera, tutti da seguito,
fuori da bandiera, c'è puzzi di rossa, fuori di giallo e blu, di chi sono sto mondo, non se ne capiamo più. Da mamma da zazzuca, da ranna da zarizza, ma vita e genigiani, sa che a papà si azzizza, e basta non ti mangio, di chi ti fa non sai, ma tu pure a cucuzzi, che ora ti scritto il tuo gai. Bella, lo scudo al tuo canale, ora con la comete, come la mangiano? Tu porta con la scelta, tu porta con la larga, la porta va andaredo, quasi tutta spaccata, lasciamo i reliti, ma magari chi mi lasci, non si chiedono i singipetti, che fosse manco di mutare. La mamma casa ciunga, la nanna casa rizza, la figlia di Gianni, la chiappa basa zizza, che è una di risotti, che è sempre tuo papà, che sa macchia notte e giorno, da mattina a chi si cade. Papà travaglia, ma i figli soldi si muovono, quando fanno più sacrifici, la volta era, ora tutta volta se ne agono, che certo che alla fine se mi da studiare, si vesterà la moda, quando si fa insultare, a mamma con bicchini. La nanna c'ha mutaglia, la figlia c'è di gianni, la poca urruzza bamba. La mamma casa ciucca, la nanna casa rizza, la figlia c'è di gianni, sa che a papà sa zizza. E basta non mi mangio, di chi ti fa rossare, la tubula a cucuzzi, che ho la frisca il peso grande. I giovani di oggi sono fortunati, siete fortunati, non è come i nostri tempi, prima volta quando mi dici si dà la prima volta, ah, per capire gli utenti, oh, subito, mi ci spiegare subito in casa, e come vi chiedo casa, subito, come vi chiedo in cibi qui, giustamente pensavo perché in realtà non è vero come ora, solo mi faccio un zitto cacchiappo e invece poi mi chiedo come si stava a casa la mattina era stata da sotto si metteva a suonare un momento mi so ce la chiesa già e se no mi chiedo a buttare e ne tagliavamo su fondo alla faccia giustamente passavo musata con queste pelle chi ne si faceva la lana e solo si addormisce non è che si addormisceva nulla. Passava una bella serata di guida, giustamente poi me la vuoi dire? Sì, anzi, se non stai niente perché per male non mi piace, va chiaro. Allora, e mi passavo la minchia sola per la volta. Tanto per fare vedere che ero moderno, ma che di guida, no? Giustamente, io non potevo fare niente, ciao. Lui mi discendeva in scala, quando non mi pare non poteva stare più. Ah! Giustamente, di cosa passavano? Oggi invece che lo sarei più solo. Ma basta, un scelto! Escono lui e tornano così, subito. E c'è da andare a mangiare, e quello magari visto.
oggi tende a cangiare, oggi c'è la moda, oggi si usa tutto quello che si vede dalla televisione. Giustamente c'è la maniera di essere sicchio, tutto vuole essere sicchio. Ma una volta mia mamma ci calava 1700 grammi di pasta, ogni piattone di pasta ne arriviamo, bello, tutto rosso, poi che saggio, le femmine alzano i figli, con il braccio rosso. Avevano, che saggio, 5 figli, c'eravamo nati a tutti gli uomini. Oggi siamo mariti, non ci vuole con 4 amici. Perché sono stati di ferro, c'è tutte le sicchisi. Che fanno? Viste su stelle le amore, vieni che cosa dà la televisione. E poi succede, c'è uno che aveva lì, avanti i soldi, che sai? E mettete caga di virro, e mettete caga la strada, mettete caga. Ti chiama Tony, non fa che sul cielo, che sai? Giustamente, e uno va come se non amore. Poi ci sarà la maniera che tutti cercano tutte le robe filmate, allora non si mettono tutti un po' di jeans, un po' di scarpe. Mi figlio da un giorno, mi dice, papà mi dai 200.000 lire. Mi dice, ma non lo so di fare gli italiani. Papà, non è 200.000 lire. Dice, che fare con 200.000 lire? Sai, ci devo comprare i jeans. 200.000 lire per i jeans, sì. E non è carta che si fa giocare, ci deve tutto trovare. No, io mi compro quelle di marca, Trussati, Valentino, Mascolini, qualche stessa. E mi fottivo con 200.000 lire. Giustamente poi mi avevo chiesto che era una serata e andare con te poi il domani il figlio è dire al mio figlio con varie cause scicate dove non perché io magari con scicate ci sia una parte fuori quindi mi scandare se volete cascare la vespa se si cascate la vespa ci no picchi ci come c'è tutti i cause scicate questi sono chi li sono comprati. Mi ha chiesto tutti i soldi da possibile. I cavo si scicate 200.000 lire, papà, che c'è? Sono robe di marca. Mi dice un chiaro i balloncini, ah, ti stavo aspetta, e ora ti sistemo io. Un che fai, ci mi chiede la camisa già scicata, a 5 puntusa, da giù. Vedi mia moglie, ah, che ci stai facendo a piccerino? Poi come si dice tutti i soldi, ti dice. Io si accattava i cavo se vale dire, ci dice la camisa e fregandola, bello. Ci lei in giro, disgraziato, non lo potevo dire avanti, purtroppo questa è la vita magari di quello che succede. Adesso andiamo, non vado a saltare il cibo, vedi che si appoggiano, state attenti, vai. Facciamo una canzone di un miscelato di musica degli anni 60 per far vedere come il nostro dialetto si può adeguare a tutte le cose. Andiamo alla base, vediamo cosa ruota sul brano. Io non ti dico neanche i titoli, ti ho già sapito tutti. S'accomode. Più ci dice cippa cippa, tanto per ballare. Sì. Cosa ballavo tutti, cantando, camminando. Sopra c'è la bomba, la benzina, cammina non
pipina, pipina fa zucchero ogni mattina, pipina, pipina, ma aspetta, so pazza mia mi ruba il champagnetta. Non sei l'ultima. Voglio stare di canzù. Che ricchi mi passa uno diritto, passa stare un giovolito, fa la mica di bussare. Va bene, che ti faccio, che ti faccio? Mi muco tu tira, hai un mare in pozzo. Davvero? E forti marina. Che ne sa di Capori da bozzo. E chi sono? Caro, c'è. Mentre ballo sento il tuo su caro. Non me ne fondare. Pedro, chi vuoi? Ha bottigliato solo su a te. Che ti pare? Che lo accendino di scena? Zero, chi vuoi? Mi ricogano su l'accendino. Che torna? Che torna? Attaccato rumbo su pregonna. Addietro mi voglio. Non tutti chiudi a zamare. Ci sta. Ci sta fino a tutti chiara. E sta di chi da finare. C'è una giovane che scappara. E i soldi che si fa. I figli in una cazzuzza di carenza a paterno. La vasca zaiaro se ci canta in base. E tutti i carusetti che ci nevo di danno. Che dicevo? Nevo di che bella mia casuzza e patenno. Che di niente. Satamo scemo. Che chiedo? Satamo scemo. Che chiedo? Ma c'è stato nel casa da Gisuga. Andavamo da pronto.
Stessa di Sanremo. E che volte vengono queste improvvisazioni? Devi fare. Il bello poi è che se ti faccio fare i soldi io. E che faccio di lei più nasce e dici che fa. La cosa curiosa è questa qua. E c'era questo brano. Io ho avuto un successo anche per Sanremo, però io l'ho fatta poi alla nostra maniera, brigandoliana. E i nastri che abbiamo venduto, ancora chi non li scrive, l'autore, senti, ma non ne faccio un'altra, fallo, le porti via, prima donna. E poi uno gli dice che i soldi ti diritti dopo d'ora. Ciao. Ciao. Ti posso sdraiare? E sdraiati. Ti ricordi quando eravamo a scuola insieme? E poi mi muro vuoto. E tu mi dicevi quelle parolacce. Dai, dai, addina. E tu
spasso ti lascolo ogni mattina, io non ti aiutai in tuo bagno che ti c'è, ma quando ma che passo mi dicevi tutta mi dà la nicchia più tutta le vedi le mani la malattia
già la faccia non più pure. Avete oggi e mi staccate, e poi è fissa, fissa sarà, e poi è svetto, e già riflette, fa travagliare, fa travagliare. Tu va a fatica ad essere malato, e tu hai bisogno di lo di salute, e dico sempre caccia io non lo, e che non so se è tutto il tutto. Quasi menzione, io arrivo già a casa di mangiare, dopo me dice a voi io mi cucco, casi la mattina e tu mi chiedo, ma che bella la nostra malattia, che se tu mangia un punto di via, che ti devi, ci ne sono malati, la buona vita è vero. Adesso io invece vi voglio fare vedere come na-